vita la marcia in più. Voi potete dare il meglio sempre di più, senza una platea teatro non sarà. Tornate qui con loro, ritrovateci domani, la vostra forza è bandito rimani. Praticamente li ho fatti tutti, tutta la gavetta che si poteva fare, con i concorsi tipo Castrocaro, Mia Martini, che sono concorsi molto importanti in Italia, e quindi ho avuto papà che mi seguiva, ho avuto questa fortuna e poi mi sono appassionata al teatro con la mia scuola, che era una scuola di grafica pubblicitaria, e casualmente avevo questa professoressa pazza che praticamente era appassionata di musical e mi ha indirizzato verso questa strada. Qui avete una persona che è forse ancora più, anzi sicuramente ancora più delegata di me a rispondere a eventuali dubbi o eventuali perplessità che vi siano venute durante il mio racconto dell'altra volta. Tutte queste cose che vi ho detto sulla differenza, per esempio, tra il mondo del teatro a livello professionistico e il mondo del teatro a livello, virgolette, amatoriale, e a tutto quello che comporta lo studiare, il prepararsi, il vivere una vita cercando appunto di campare di questo mestiere. Lei può raccontarvi un sacco di cose. Per esempio si parlava dei reality, no? l'altra volta, e di quanto può aiutare a livello tecnico e di quanto può aiutare a livello di fama che uno raggiunge grazie ad un reality e alle possibilità di lavoro in più o in meno che ci sono. Questa è una cosa che Marta potrebbe spiegarci molto meglio di quanto ve lo possa spiegare io. Tipo, come facevi la differenza tra teatro amatoriale, tipo così, e teatro di professionisti non esiste, perché comunque la persona che è sul palco dà sempre tutto, secondo me, sia a livello amatoriale sia a livello professionale. Ci dà l'anima e il cuore se lo vuole fare veramente, quindi secondo me la differenza è minima. Quindi io non la vedo personalmente, penso che anche Antonio sia della mia stessa opinione. Guarda, io ho detto loro, se vi ricordate, vi ho detto la differenza sostanzialmente di base è una. Che ci facciamo il mazzo doppio praticamente. Voi vi fate il mazzo doppio e non prendete una lira. Noi siamo un po' più coccolati, giustamente. Sì. No, ma vi posso garantire che anche i professionisti non guadagnano tantissimo. Ecco, e soprattutto anche i professionisti si fanno un gran mazzo. Sì. Ecco. No, però ecco, c'è la differenza che lo fai di professione, cioè il professionista ne fa la propria vita, no? È quello che avevamo detto l'altra volta, chi è che c'eravate più o meno tutti, no? Sì. Ecco. Sono un po' di assenti. Il professionista ne fa la sua esistenza. Quindi ci deve guadagnare, ci deve vivere, ci deve campare, quindi possibilmente deve farne una passione, ti deve piacere molto. Faccio io una domanda, Marta, ti piace sempre fare questo lavoro? Mi piace sempre, anche se la mia passione principale è il canto. Io vivo, in verità vivo se sono sul palcoscenico, nel senso che mi sento viva e completa se sono sul palco. Poi se canto, ballo, recito, delle volte è relativo, però perché comunque mi piace fare anche teatro, però la mia passione primaria è il canto, quindi questa è la mia risposta.